Avvocati penalisti in cattedra nelle scuole superiori della provincia per il progetto Legalità. L'iniziativa, nata nel 2014, è promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane e dal Ministero dell'Istruzione e vuole offrire ai giovani studenti un'informazione corretta sul processo penale e sui principi costituzionali che lo presiedono, rendendo i ragazzi protagonisti di un percorso educativo per una maggiore consapevolezza di cosa significhi giustizia, responsabilità penale, accertamento processuale e finalità rieducativa della pena. Noi andiamo nelle scuole a raccontare come si sviluppa il processo penale, seguendo ovviamente il dettato costituzionale, anche per cercare di combattere un po' questo giustizialismo, questo populismo giudiziario che in qualche modo ha forse dato una visione distorta di quello che è il processo e soprattutto della pena, che oggi viene visto come una necessità di vendetta sociale piuttosto che una riabilitazione e un fine rieducativo della pena che è espressamente previsto nella nostra Costituzione. Circa 600 gli studenti che prenderanno parte al progetto per un totale di 9 scuole coinvolte in tutta la provincia. Non ci accontentiamo di andare nelle scuole, ma cerchiamo proprio di portarli nel mondo reale, quindi facciamo partecipare a dei processi simulati, portiamo i ragazzi nelle carceri anche per avere un confronto con i detenuti. E anche quest'anno la Camera Penale proporrà un coinvolgimento del Tribunale di Lucca, della Procura della Repubblica e della Casa Circondariale. Per noi è un modo anche questo di fare educazione civica e a me piace definirla anche educazione civile. Quindi la finalità è mettere anche i nostri ragazzi di fronte a determinate realtà perché se le conoscono forse le evitano.